Da diverso tempo ormai si sente parlare sempre più spesso di avvistamenti di oggetti volanti non identificati nei cieli di tutto il mondo. Ci si imbatte nella maggior parte dei casi in fenomeni che hanno una spiegazione convenzionale o riconducibile ad eventi naturali e causati direttamente o indirettamente dall'azione dell'uomo. Non bisogna trascurare, sarebbe gravissimo, le casistiche certificate, seppur inferiori di numero, in cui le spiegazioni cosiddette convenzionali risultano essere assolutamente insufficienti o altresì inconsistenti quando si ha l'opportunità di spiegare le cause di un determinato fenomeno con dati, testimonianze ed approfondimenti minuziosi. Fra questi sono da annoverare anche le numerosissime testimonianze che sono state già registrate in Terra Calabra e soprattutto nella provincia di Cosenza da parte del CUN, che come è ben noto svolge da sempre istruttorie ed analisi delle varie testimonianze con metodi esclusivamente scientifici ed estremamente rigidi. Diversi sono i punti e le località in cui gli avvistamenti di UFO e OVNI hanno avuto luogo nella provincia di Cosenza, ma in un'area specifica sembra che ce ne sia una fra tutte, con una forte incidenza di episodi sia nello spazio che nel tempo. Quella che comunemente viene chiamata dai cittadini cosentini e rendesi la zona industriale, ma che corrisponde alla contrada Lecco di Rende. Al riguardo visioniamo queste immagini e le relative analisi sui frame più interessanti riprese da Giacomo. Mi trema la telecamera, dai. Vediamo se riesco a fermare. Guarda come si vede adesso. Io vado dentro. Quindi incontriamo Giacomo, a cui faremo alcune domande per conoscere al meglio la sua testimonianza. Buonasera, Giacomo. Buonasera. Per prima cosa direi di presentarti al pubblico dei Mystery Hunters. Prego. Allora, mi chiamo Giacomo e abito qui da un po' di anni e conduco una vita normalissima. Da quanto tempo hai notato le prime stranezze in cielo? Cosa ne pensi al riguardo? Cioè, queste anomalie, secondo te, a cosa si possono riferire? Allora, le prime stranezze le abbiamo notate, come già ti dicevo in passato, nel 2010, quando i vicini di casa sono venuti qua molto allarmati di queste luci, di cui abbiamo pure filmato, anche se non ripreso alla grande, e da quel giorno mi sono un po' più, diciamo, interessato alla fenomenologia, guardando anche su internet filmati eccetera eccetera, e fino ad oggi che diciamo ho avuto altri due avvistamenti molto, sì, penso molto importanti, sì. Prima di questi avvistamenti tu comunque non eri, come posso dire, appassionato all'argomento, o quantomeno tendenzialmente scettico verso, sì, questo argomento. Sì, ero molto, diciamo, scettico, perché su internet girano molti filmati falsi e, okay, e si ci scherza un po' di sopra sull'argomento, quindi se ne parla molto poco e quindi vabbè, era così. Quindi. Quindi il primo avvistamento, o quantomeno quello che più ti ha colpito, è stato registrato 2 anni fa? Sì, quello è stato molto veramente, se riuscivo a riprenderlo più con precisione, era veramente qualcosa di anomalo, penso,
a livello nostro terrestre non erano oggetti che potevano essere né aerei, né palloncini cinesi, né eccetera eccetera.